Radio Incontro oggi Daniela Saraco presenta Come l'acqua del mare. È già un titolo accattivante. Diamo il benvenuto a Daniela che ci racconta come nasce il suo libro. Ciao Daniela. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie di questo invito. Come l'acqua del mare, un romanzo sull'amore che indaga la potenza dei sentimenti oltre le apparenze. Sì, diciamo che questo romanzo nasce con l'idea di riuscire a scavare appunto l'oltre, quindi oltre le apparenze, oltre la pelle e persino oltre il cuore. Se facciamo caso insomma all'etimologia della parola stessa, scavare e quindi formare una cavità nel suolo per gli oggetti, estrapolare qualcosa. Mi piaceva l'idea appunto di riuscire a scavare quella parte del cuore che solitamente è in silenzio o che il più delle volte siamo noi stessi a non voler ascoltare, perché ovviamente l'oltre fa paura, ci imbarazza e ci frena sulla potenza delle cose grandiose come l'amore e anche come il mare. Questo accostamento al mare è proprio per manifestare la potenza e la spontaneità comunque del mare, no? Assolutamente sì, e tra l'altro mi piaceva l'idea che pur essendo il mare un elemento liquido che quindi solitamente non permane sulla pelle piuttosto che nel cuore, riesce però a trasportarci nell'infinità e ad avvolgerci, ad abbracciarci verso quel mondo dei sentimenti che solitamente segna ed insegna. Daniela Saraco vive in una località di mare come Castellammare, quindi sente ancora più forte questo sentimento che la unisce. Sì, assolutamente sì, è mia buona abitudine mattutina appunto scendere proprio sul lungomare di Castellammare, che tra l'altro è proprio di fronte a casa mia, e respirare l'odore del mare, così come trattenere anche un po' di sabbia tra le mani piuttosto che sulla pelle. È energia vitale e per me è proprio fondamentale. Sono assolutamente d'accordo. Anch'io ho un amore incredibile per il mare, ma purtroppo non siamo così fortunati perché viviamo in una regione che non è bagnata dal mare. Beh, vuol dire che sentirete ancora più forte la necessità ed il desiderio poi di raggiungerlo quando vi è possibile, che è un altro aspetto, diciamo, se vogliamo, dell'amore o comunque della vita preziosa, no? Il desiderare quello che ci manca e di conseguenza capirne il valore stesso. Assolutamente sì, ma anche la stessa mancanza. Sì, la mancanza è secondo me soffrire la mancanza, respirarla e, come sono solita dire, insomma masticarla, perché secondo me i dolori, che siano lievi o comunque forti, vanno masticati nel senso di affrontare, mentre l'essere umano è solitamente portato a voler rifiutare quello che segna profondamente la sua anima. È importante invece affrontare tutto ciò che la vita ci affronta, perché solo in questo modo riusciamo poi appunto ad andare oltre. L'oltre per me è molto ricorrente. Daniela, vogliamo parlare un po' della trama del libro? Sì, certo, il libro parte con una storia, diciamo, tra virgolette, al contrario, nel senso che ci presenta subito Felicia, una giovane donna che ha sofferto tantissimo e che proprio nelle prime pagine di questo romanzo, in un pensiero, quindi in un momento di vita normale, riesce a fare un viaggio all'inverso e a presentare a tutti i lettori come è diventata la donna che è. Felicia è una donna che ha subito sin da piccola la mancanza dell'affetto familiare ed è, diciamo, forte grazie all'amore della sua tata e grazie ad una sua amica che, seppur molto diversa da lei, riesce a darle conforto e a crescere insieme, con modalità diverse ovviamente, verso la vita dei sentimenti. Felicia incontrerà in giovanissima età l'amore della sua vita, che non è assolutamente garanzia del per sempre, perché spesso l'amore non basta a restare insieme, che diventerà però
una forma di amore patologico. Solo in età adulta lei riuscirà a mettere nel giusto posto del suo cuore Salvo, il protagonista maschile, e a rendersi conto che è molto più importante amare dapprima se stessi per poi poter veramente amare qualcun altro. Daniela Saraco, parliamo dell'autrice originaria, come dicevo prima, di Castellammare di Stabia. Sì, io sono innanzitutto una donna e se non riesco appunto a dar valore alla mia identità personale, non riesco poi a raccontare, ma soprattutto ad essere tutta quella parte di spicchi che compongono Daniela. Sono una madre, una docente, una giornalista e dicono di me essere anche una scrittrice. La scrittura per me è sempre stata una forma di terapia, mi ha permesso appunto di buttar fuori le emozioni più nascoste, quelle più segrete, e spesso anche rileggendo appunto le mie povere parole, come amo definirle, mi è servito a conoscermi meglio, a scoprirmi. Questo è il quinto libro? Sì, il quinto libro. Quattro sono miei e di uno sono stata coautrice. Che è andato tutto bene, parliamone. Esattamente, sì. Bene, Daniela, vogliamo dare in chiusura i contatti social per conoscerla ancora di più e poi i contatti per acquistare il libro? Sì, assolutamente sì. Allora, i lettori miei o comunque chi avesse piacere può seguirmi sul mio profilo Facebook Daniela Saraco, piuttosto che sulle pagine Instagram Daniela Saraco o il bianco e nero scrittore, anche su Facebook. E i miei romanzi tutti, ma in particolar modo Come l'acqua del mare, sono acquistabili in tutte le librerie italiane sui maggiori portali, ovviamente anche sul sito della casa editrice CSA Editrice. Benissimo, Daniela Saraco, Come l'acqua del mare, il suo nuovo libro sarà sicuramente anche un regalo gradito per il prossimo Natale. Grazie Daniela, noi ci sentiamo alla prossima opera? Grazie mille, spero sì, molto presto, ho intenzione di riprendere la penna in primavera, che è il periodo appunto della rinascita e che mi permette di far rinascere sempre il mio cuore per nuove emozioni. Bellissimo, grazie di questo saluto. Grazie a lei.